Appassionati di basket, ben trovati dal Palabasket Rando di Rio, dove è appena terminata la sesta gara di campionato della Serie C Silver tra Olimpica e Martina, vinta dall'Olimpica 101-88. Siamo con Giovanni Gesmundo, coach. Un'altra partita bella, vincente, vibrante. Oggi però sono arrivati i due punti pesanti. Sì, troppo bella, nel senso che stiamo giocando a punteggi troppo alti e questa cosa va assolutamente migliorata, perché non possiamo segnare sempre 100 punti per vincere le partite. Però mi rendo conto che è una situazione di emergenza, quindi tutto quello che facciamo è buono, ma non possiamo accontentarci. Dobbiamo assolutamente migliorare, mettere a punto soprattutto delle situazioni difensive, perché con il buon basket che facciamo in attacco è un peccato stare lì e sprecare queste cose qua, lasciando dei canestri semplici agli avversari. Avete dato lo strappo decisivo nell'ultimo quarto, quando dopo il primo sembrava avevate già in pugno la gara. Sì, è stata una partita altalenante in cui ci siamo un po' avvicendati nel star su nel punteggio. Loro hanno fatto una buona partita, devo essere onesto, ci hanno messo un po' in crisi con una difesa zona adattata, poi abbiamo trovato i meccanismi giusti, i tiri buoni e alla fine abbiamo portato a casa il risultato. Sono contento perché fare punti in questo momento in cui ci stiamo allenando male a causa dei pochi giocatori disponibili e in cui anche le rotazioni sono diverse è importantissimo per noi. L'unico neo forse appunto il secondo quarto, dove avete realizzato pochissimo, sembrava soffrivate troppo la difesa a zona e il Martina comunque ha dimostrato di non valere solo quei due punti in classifica. No, il Martina è una buona squadra, ha degli ottimi tiratori, ha comunque un playmaker esperto, tre lunghi comunque importanti. Sì, noi nel secondo tempo ci siamo un po' innervositi, sinceramente abbiamo un po' iniziato ad avere paura di fare le cose, invece secondo me se giochiamo con la mente un po' più libera siamo tutt'altro tipo di squadra. Infatti poi quando abbiamo alzato il ritmo, abbiamo iniziato ad anticipare i passaggi e ad andare in contropiede, abbiamo fatto vedere quello che è il nostro vero basket. Coach, considerando la situazione d'emergenza, quanto sarà importante recuperare le energie in questa settimana in vista del doppio impegno in trasferta? È fondamentale, in questa settimana vediamo di mettere a punto delle cose e di cautelarci anche dal punto di vista fisico, facendo lavoro ad hoc magari. Spero di recuperare almeno uno fra Filippo e Raffaele, perché così stiamo soffrendo, stiamo facendo più del nostro, diciamo, ogni ragazzo sta dando il massimo, però ci servono assolutamente, se, al completo siamo un altro tipo di squadra ovviamente, però adesso siamo questi e con questi dobbiamo fare la battaglia, come si suol dire. Ok, grazie coach e complimenti. Grazie a voi. Siamo con Nicola Uovolo, capitano dell'Olimpica. Nicola, che peso hanno questi due punti? Un peso molto, molto pesante, perché siamo andati due volte vicino alla vittoria. Purtroppo sappiamo tutti gli infortuni che abbiamo avuto, ci hanno fatto lasciare già troppi punti. Quest'anno siamo una buona squadra e meritiamo di stare su, quindi questi due punti sono più che meritati. Un'ottima prestazione di squadra, anche la tua personale, 26 punti, quanto sei soddisfatto? È abbastanza, se arrivano poi con una vittoria ancora di più. Da capitano, quanto è importante il gruppo? Ancora oggi avete dimostrato appunto di essere un gran gruppo, tanto cuore, tanto coraggio nonostante gli infortuni. Sì, il gruppo è fondamentale in uno sport di squadra, quindi dove c'è il gruppo arrivano sempre i risultati. Nonostante gli infortuni comunque ci stringiamo tutti, sia in difesa che in attacco, ci aiutiamo e portiamo a casa quello che riusciamo a portare. Questa volta sono arrivati due punti, per fortuna. Ok, grazie Nicola e complimenti. Grazie a voi.